sulla partita, sono contento perché cioè, noi sapevamo cosa ci aspettava oggi a livello di impatto gara, a livello di extra sforzo di Treviso. Ne abbiamo parlato più volte. La prima cosa del nostro piano a partita era non farci travolgere all'inizio, non partire sotto nettamente, e lì siamo stati colpevoli invece di accettare quella partenza di 12-0 da parte di Treviso. E questo in una partita poi di questa durezza, quando giochi ogni 48 ore fuori casa, dà fiducia a loro e tu devi scalare una montagna. Quindi era veramente la cosa che non volevamo, e lì siamo stati molto colpevoli. Poi da lì però, per fortuna, non ci siamo disuniti, abbiamo cominciato a, nonostante gli errori continui al tiro, che potevano anche quelli ammazzarci di fiducia, però, e questo indecoroso di 100% da tre punti, però siamo stati lì sulle cose importanti in questa serie, cioè sul creare un gap di palle perse recuperate e fare in modo che questo che non fosse colmato da una loro vittoria al rimbalzo, ma anzi lì dovevamo tenere. E allora poi abbiamo vinto gli ultimi tre quarti e questo è stato il segnale della continuità che abbiamo avuto di atteggiamento, di presenza. Complessivamente, se voi vedete, anche un dato bizzarro, tutte e due le squadre hanno fatto dal campo 19 su 50, cioè lo stesso numero di canestri, con lo stesso numero di tentativi, con la stessa percentuale. Noi abbiamo però prodotto di più grazie a più recuperi, più rimbalzi, abbiamo prodotto di più nella zona del campo, e quindi con più recuperi, più rimbalzi, più tiri liberi, e questo è stato importante, perché poi certe partite nei play-off le devi vincere anche di sostanza, quando devi inseguire, quando parti male, quando non fai canestro, e quindi da questo punto di vista è stato un segnale molto positivo da parte dei miei. Tutto qua, direi che sono poi molto contento, perché credo che per tutti noi, insomma, parlo per me come allenatore, insomma, per la squadra, per la società, per tutti, non è mai banale arrivare a una finale scudetto, quindi sono molto molto contento. È stata un'annata di cambiamenti importanti e fino adesso è un'annata dove sapevamo che sarebbe stato ancora più equilibrato, ancora più duro. Ci siamo ancora, questo era dove volevamo essere. Dove volevamo essere, ma non era scontato, è stato un percorso lungo, dove tra l'altro abbiamo già alzato i trofei, la Supercoppa, la Coppa Italia, abbiamo le Final Four di Eurolega, quindi essere qui, e ne abbiamo passate anche tante, è già un punto che, insomma, ci siamo e che non c'è stato, voglio dire, un passo indietro. Poi le finali si possono vincere, si possono perdere, inizierà una serie al meglio delle sette, quindi insomma, a questi ritmi con il caldo può succedere sempre di tutto. Intanto però, insomma, credo che sia giusto sottolinearlo, perché non è mai scontato, non è mai banale tutto qua. Sì, sì, no, noi ne abbiamo passate tante durante l'anno, e questo che ne passate tante ha comportato una cosa molto positiva tra queste, cioè che ciascuno di questi giocatori ha fatto cose determinanti per la continuità della nostra stagione, cioè ognuno di loro ha dato in un momento un contributo fondamentale per tenere la regolarità in campionato, per vincere la Coppa Italia, per arrivare alla Final Four, per resistere durante gli infortuni, e quindi tutti sanno che sono stati protagonisti di questa stagione, e sono ragazzi seri che sanno che l'obiettivo è quello, ed è una gratificazione di tutti l'essere qui di nuovo, ad aver fatto questo tipo di stagione, perché ripeto, ciascuno di loro ha anche preso delle soddisfazioni vere e tangibili, e questo è importante, perché qui adesso sono pronti, stanno bene insieme, si aiutano, vedete chi è fuori con che grado di partecipazione, di consigli, dove è stato in questi giorni Jaric con la sua esperienza, insomma oggi la stessa cosa per Zizic. Questo è importante, sicuramente non c'è una difficoltà di turnover, perché ho giocatori che, insomma, da tempo hanno compreso, hanno un obiettivo e sanno che se riusciamo ad arrivare in fondo, veramente a ciascuno di loro va detto bravo,
e quindi insomma questo credo che sia poi la gratificazione più importante, sentirsi un pezzo fondamentale della stagione, perché tutti hanno fatto delle cose importanti in vari momenti. Ah, guarda, la chiave in questi ritmi stretti così la panchina più lunga e la squadra con più atletismo, più freschezza. Onestamente, se è questo primo criterio, Milano ha un po' panchina più lunga, giocatori un po' più atletici, ma dall'altra parte qualità di gioco che ha presentato, come si chiama Cantù quest'anno, è veramente molto alto livello, prima cosa, e possono dare fastidio a ognuno, in una partita, in due partite, sai. Ma con pieno rispetto, e tutti e due, vincere 4 partite contro Siena è impossibile. 4 partite. Impossibile. E questa è la verità, e vediamo. Non voglio essere un scienziato e non so fare scommessa, perché per questo non serve scommessa. Una ci sta, due ci stanno, non lo so, ma 4 partite vincere con una squadra che uno fuori, due dentro, due fuori, uno dentro, non lo so, ieri ci è riposato 5 giorni, oggi si presenta, è così, veramente difficile contro giocatori come età, fisicità, come Marconato, come Marzolini, non so, come Skinner, come Buleri, come Nizzevic, e così, sai, loro sono fatti per vincere, ma tutto per vincere con questi programmi così stretti, prima di tutto, come ho detto mille volte, a loro merito, qualità di gioco e tutto quanto, ma onestamente con un roster imparagonabile con altri, con possibilità diverse, così.